Ora Mirko gioca l'ultima biglia di mano, poi gli avversari, visto che ne hanno giocato una sola, ne avranno chiaramente tre a disposizione. Affonda pallino verso la buca, cerca di difendersi come può. Buona la giocata di Pires toglie una delle due biglie bianche, adesso eh, per 10 di colore è necessario togliere anche l'altra e non è una, sola, una roba semplice, vediamo che l'altra biglia ce l'ha a disposizione, le altre due biglie dovrebbero avere a disposizione i fabbricotti che adesso va di due sponde esterne tentando di agganciare la biglia bianca ma la tocca appena, però adesso può tentare di abbassare quella rossa. No, è già fatto il giochino. 10 di colore per la coppia di Genova, Piras e Fabricotti, che si portano con questi 10 punti a 18, boccia Piras. Ne fa 10. Ora Alberto Beluzzi. verifica se è possibile eventualmente fare il calcio. Fare il, il calcio del pallino, ma. La vedo complicata, magari soltanto per portarlo giù. Che c'ha la sua rossa sopra Castello, però il tiro lo fa lo stesso. E fa anche veramente un bel tiro, anche se passa in mezzo. Merita di essere rivisto sì, un attimo. Per portarlo giù, che c'ha la sua rossa sopra Castello, però il tiro lo fa lo stesso. E fa anche veramente un bel tiro. Anche se parsa. In mezzo. Torniamo in partita. Tre punti per la coppia di Genova che si porta a 21. Ora Mirko Belluzzi va appunto sotto pallino, Fabbricotti in pedana. Punto stretto, come vedete, Pirco Meluzzi si consulta con il socio Alberto. Inevitabilmente il gioco a coppia è un po' più lento perché c'è sempre la consultazione tra i due componenti della coppia, c'è chi più chi meno, ma insomma è tutto. Diciamo così nella norma, bello il punto di Mirko Belluzzi. Ora, Fabricotti gioca all'ultimo di mano, poi ne avranno ancora una, i due ragazzi di Ferrara. Piras e Fabricotti si consultano un attimo. Medici c'è re, siamo alle eliminatorie. Questa è la seconda partita che vediamo in videogallery Piras Fabricotti, Belluzzi Belluzzi. due sponde esterne per Fabricotti. Sembra strettina, vediamo. È stretta, come immaginavo. Ora c'è la possibilità di fare il calcio a una di quelle due biglie sopra Castello, infatti Belluzzi Mirko ha chiesto al socio di ha detto al socio di questa sua idea, vediamo se la mette in pratica, direi proprio di sì molto molto aperto, il è coperto quindi molto aperto infatti sbaglia completamente il tiro e comunque alla bocciata sul 31 a se non vado errato 8 ci va Mirko Belluzzi Bucciata non è male, e infatti frutta 10 punti. Bucciata non è male, e infatti frutta 10 punti. Torniamo in partita, laddove Piras. Non gioca una biglia indimenticabile, molto lontano dal, dal palino, vero che non fa il, il bersaglio, però ehm, non è, non, sicuramente non complica le cose a, agli avversari. Non ha preso il punto Fabricotti, ora gioca all'ultima, no gioca alla terza, non l'ultima. ne avranno ancora una, si gioca sempre con quattro, anche al Medici l'è. Questa è buona, prende il punto come vedete dal dettaglio. Ora il compito ai due avversari, Mirko e Alberto Belluzzi, ci confrontano. Mirko Melosi dà l'ultima occhiata, poi procede all'esecuzione del tiro per l'ultima boccetta di questa mano, due sponde esterne, cerca di andare probabilmente di prima, la stringe molto, vediamo se troppo o quello che basta per fare il punto non sembra fatto, comunque vediamo anche nel dettaglio, faccio fatica, ma penso che sia rimasto rosso, torniamo all'inquadratura larga per che vedere che cosa ha deciso. Eh, Piras calcio, prende scarsa, la prende in un orecchio, nulla di fatto, 2 punti, 33 Piras e Fabricotti, 18 la coppia Belluzzi e Belluzzi alla bocciata, ci va eh, Piras dopo una breve pausa. SM Meccanica, lavorazioni meccaniche. Telefono 051 98 40 562. SM Meccanica. Di nuovo qui pronti per seguire la bocciata di Ipiras. Fa 8. Di nuovo qui pronti per seguire la bocciata di Pires. Fa 8. Ora Alberto Belluzzi spinge Palino verso la sponda alta, lo colpisce con un po' più di forza, la biglia rimane staccata ma per sua... Fortuna ha la biglia rossa che copre un po' il castello, quindi è rischioso fare il tiro di spalla. Il pallino è leggermente staccato, ma non attaccabile se non per fare l'angolo e scendere nel quadrante inferiore. Alla fine infatti Fabricotti decide di andare appunto per mettersi magari dietro a pallino, cosa che non gli riesce, si mette di fianco e questo potrebbe esporlo ad un eventuale stacco degli avversari. Medici Cere. Eliminatorie, Bellussi, Bellussi, Fabricotti, Piras. Vediamo. Ora tocca a uno di due Bellussi alla fine. Mirko fa il calcio. Non ottiene birilli, ma allontana entrambe le biglie, soprattutto quella che era vicino. Una rimane. Sulla riga di mezzeria, l'altra scende nel quadrante inferiore. Ora due biglie bianche molto vicine a pallino. Non è neanche semplicissimo eh, effettuare questo tiro. Piras viene a vedere da vicino, alla fine, con un tiro non semplicissimo di spalla. Trattandosi di giocatore della Liguria, il termine è appropriato. E porta il pallino nel quadrante inferiore. Ora Alberto Belluzzi, una terza biglia di mano, probabilmente un tiro di due sponde esterne ad andare di precisione, non uh, toccando la sponda bassa e risalire. Infatti, vediamo che la biglia si porta vicinissimo a pallino. Bello il tiro di Alberto Belluzzi! Non, uh, toccando la sponda bassa e risalire infatti vediamo che la vigna si porta vicinissimo a pallino bello abbiamo visto la parte finale si è proprio attaccata a pallino ora gioca l'ultima di mano Fabricotti il seggio è 41 a 18 rompe tutto il progetto di, di Alberto Belluzzi si era messo molto vicino a Pallino ora tocca al suo compagno Mirko Belluzzi è vicino alla buca quindi deve andare in mezzo tra Pallino e la biglia rossa colpire il pario della parte opposta Potrebbe essere un problema nel senso che c'è la buca e quindi potrebbe lasciarne 4-6 di colore agli avversari. Vediamo questo tiro delicato e non semplicissimo di Mirko Belluzzi. Sponda alta, sponda laterale lunga, è stato sul sicuro e quindi va alla bocciata sul 20-41 per gli avversari Mirko Belluzzi. Lunga preparazione, prendere in palo stavolta. Nulla di fatto per Mirko, a meno che nello scendere, ma mi direi che sì. Infatti, 4 punti, ma questi sono frutti frutto della buona sorte. Cosa che capitano, niente di camoroso 4 punti. Quindi siamo sul 41-24. Luzzi Mirko è un ottimo bocciatore, però ci può stare che anche un ottimo bocciatore prenderlo in rimpallo. e alla fine come dicono i eh, giocatori in gergo faccia una raspa questa è una raspina la metà via alberto belluzzi guarda che tipo di tiro effettuare ora tu esponde passa a risalire belluzzi ad essere pignoli un pelino corto ma ben giocata anche questa avesse avuto 4-5 cm in più sarebbe stata veramente molto complicata la pratica da sbrigare per Fabricotti non è semplicissimo uguale però qui andando di spinta può spingere il palino verso la rossa che ha di sotto vediamo il rischio è quello di dare una forza che rimane a metà strada e rimane bianco e così è stato. Per cercare di farlo stretto, lì magari andare sul sicuro hai la biglia di vantaggio, un po' di forza in più non sarebbe stata male. Anzi, sarebbe stata quello la cosa da fare. Ora vediamo cosa eh, decidono i due genovesi: due sponde esterne, più la bassa a risalire mi sembra stretta, però potrebbe anche essere soltanto una mia sensazione, infatti tocca la biglia rossa di sotto e mette a punto due biglie. Ora di nuovo Belluzzi. Alberto Belluzzi prende l'iniziativa, due sponde esterne, va di prima, ma tocca la rossa, la sua scivola via, perdono la biglia di vantaggio e lasciano il punto agli avversari. Come vedete adesso non sarà semplice, anche se ha il tiro per poter magari spingere pallino verso la bianca che c'è sulla destra vicino alla sponda lunga. Torniamo all'inquadratura generale. Mirko Belluzzi con un tiro d'effetto da quello che vedo. Sì, 1, 2, 3. Largo però efficace, colpito la sua bianca, è rimasto appunto, ora tocca a Maurizio Piras. Ben giocata questa biglia da parte di Maurizio. Sei punti di colore, 47 per eh, Pires e Fabricotti alla bocciata. Pires a vuoto, 47 a 24. Alberto Belluzzi. Due sponde esterne, cerca di andare di misura, vediamo la forza, oltre che la direzione, buono. Il tiro, rivediamo questo tiro di Pelluzzi. Alberto, tocca la sponda esterna, poi cerca di andare di misura, vediamo la forza, oltre che la direzione, buono. Fabricotti i due sponde stelle dalla parte opposta sembra e non è, è, sembrava larga. In realtà il punto è fatto lo stesso. La biglia di Alberto Belluzzi si è fermata dalla prospettiva che ho io non, un po' più lontano di quello che pensavo dal pallino. Ora tocca di nuovo ad Alberto. Due sponde esterne nella parte opposta, ha il gioco a favore, nel senso che può toccare la rossa o anche la bianca prima, poi entrare, però deve prendere quello spazio lì, se tocca solo la rossa rischia, invece riesce. Con il rimpallo riesce comunque a mettersi a punto. Piras. I fabricotti si consultano sul da farsi. Piras defetto passa vicinissimo alla biglia rossa vicinissimo a quella bianca, ma il punto non lo fa, adesso giocano l'ultima di mano i due ragazzi di Genova che la scorsa stagione sono arrivati, hanno perso la finale del campionato del campionato Elite che si è disputato dalle loro parti quel di Busalla. Sono arrivati al secondo posto, sconfitti in finale da Nobili e Bruscolini. Vediamo qui Pires. E scusate Fabricotti che si avvicina a Pallino. Mirko Belluzzi non ottiene il punto, anzi mette la biglia rossa proprio davanti a Pallino, adesso per lui sarà un problema da risolvere, non piccolo, cioè quello di fare il punto. Belluzzi un tiro un po' particolare che non... Che non sortisce effetto una biglia dalla bocciata sul 49 per loro e 24 per gli avversari, ci va anche questa volta Piras. Alta bocciata a vuoto per Piras. Pala scende probabilmente si ferma proprio sopra il Castello e quindi potrebbe essere invitante per fatti. Eh, Mirko Belluzzi vada a guardare invitante per tentare un realizzo visto che comunque hanno un 25 punti in meno ora non so cosa decideranno di intercalcio da questa parte oddio bisogna stare attenti a non tagliarla troppo E magari dagli anche un pizzico di e eh, la biglia cala un po' verso destra, però se si è fermata in tempo, almeno ha fatto il punto. Il punto era bianco, è bianco e quindi gioca. A Piras anche lui sta come si suol dire dalla parte dei bottoni perché sì, il pallino è, è invitante. però se sei abbondante, vai a finire in mezzo al castello e fai un disastro. Vediamo ora. Birco Belluzzi che ci riprova. Fabricotti si mette a punto. Alberto Belluzzi, vediamo la situazione dal, da vicino. Tiro inverso, sponda lunga, sponda corta per eh, Belluzzi. Tocca leggermente la biglia rossa e si va a posizionare di fianco a pallino a cavallo della riga di Mezzeria. Ora ultima biglia per Ultima biglia per Piras e Fabricotti, Larga, nulla di fatto. Mi sembra sia rimasto bianco il punto. Alberto Belluzzi cerca di mettersi a punto e magari fare 4 e fare anche qualche pirillo. Bello, il tiro gli riesce, alla fine ne fa 6 e 4 10, 6 di, 6 di, ca di calcio e 4 di colore, 10, si porta a 34, 34 e 49 stavamo 49 49,25 quindi in fase di recupero i due belluzzi soltanto due punti 36 a 49 riducono comunque a 13 lo svantaggio dai 25 che avevano quindi praticamente quasi metà recuperato. Piras, sponda alta, sponda laterale, sponda bassa, risalire verso il pallino, non so quanto volutamente, ma corta e soprattutto eh, non stretto sopra per andare sotto pallino bene. Ora Belluzzi, Alberto. Le sponde esterne cercherà di andare di misura e infatti si mette appunto bene ora fabricotti anche lui due sponde esterne cerca di scassare la bianca in realtà la fa larga e perde la biglia di vantaggio e soprattutto non muove neppure di un millimetro la bianca a punto. adesso gioca una seconda biglia stavolta è più stretto e il punto lo fa intanto è passato Foschi che ha appena terminato la sua partita Insieme a Leonardi, sono qualificati per il turno successivo. Belluzzi eh, riflette un attimo, noi facciamo una piccola pausa. Edil Project SRL, impresa edile, ristrutturazioni e costruzioni. Edil Project Bologna, chiocciolacmail.com, telefono diretto 344 26 50 505. Edil Project SRL di nuovo sulla partita dopo la pausa, la seconda pausa delle tre previste. Questo è un bel tiro di precisione. Sulla partita dopo oh no. la pausa forse anche aiutato sì, un po' da, con la seconda pausa sì, piste, la misura giusta. Questo è un bel tiro di precisione. Si mette a punto ora. Pires non ha un compito semplice. E, tra l'altro, è l'ultima di mano. Poi ne avrà ancora una. La coppia Belluzzi. Belluzzi sale da sotto, corto, e mh, non ha strinto neppure lui. Eh, Tanto che serviva per andare sotto pallino. Ora Belluzzi Mirko tenterà di farne 4 di colore. Vediamo le sponde esterne va, va largo, largo corto, soprattutto se aveva quali forze di più, gli faceva lo stesso 4 di colore, ne fa 2, si porta a 38 e va alla bocciata, gli avversari ne hanno 49. A vuoto Belluzia perde l'occasione di avvicinarsi ulteriormente agli avversari. Si mette a sponda, lascia però libera la possibilità di attaccare pallino. Melluzzi tenta il calcio del pallino, lo tocca appena. Il punto lo fa lo stesso, ma mette il pallino a metà, poco sotto della quadrante superiore. Ora probabilmente. Fabricotti spingerà il pallino verso la sua rossa che ha qui in alto a sinistra e infatti lo fa anche abbastanza bene, la sua biglia va davanti alla buca ma il pallino si stacca appena dalla sponda e non è semplice, certo si può andare appunto lì a attaccarlo, non è semplicissimo, poi non mi sembra che tra i quattro giocatori che ci sono in questa partita ci sia qualcuno particolarmente portato a questo tipo di tiro controlla Piras di chi è il punto il punto è bianco e quindi gioca la terza biglia lui vediamo che tocca la biglia, tocca il pallino e lo sposta verso l'altra biglia, va di spinta, tiro rischioso, punto lo fa. Si portano a 49. La bocciata a Piras 49-51, erano già 49. 51 a 38, partita che scivola via pian piano, un po' più eh, lenta del eh, solito. Pochi birilli fino ad ora. Infatti, a vuoto anche stavolta. Piras sono più le bocciate che sono andate a vuoto da entrambi i giocatori. Eh, da entrambi i bocciatori, che quelle che sono andate a realizzo, e questo allunga sicuramente i tempi della partita. 51 per la coppia piras Fabricotti 38 per Belluzzi, Mirko e Alberto. Alberto esegue il tiro, tocca prima il pallino. il che lo porta a non fare il punto alterna alcune giocate assolutamente di pregio molto, con estrema precisione va vicino a palino a giocate eh, assolutamente non all'insieme della precisione e questo è un po' quello che ha fatto la differenza finora ecco, in questo caso mette eh, una una buona biglia anche se non è semplice da colpire il pallino ma colpendo il pallino la biglia si vede ma questa è una biglia ben giocata quella di prima avendo spazio per stare stretto ha toccato pallino e che gli ha portato a non fare il punto vediamo ora Piras sbaglia il tiro e restituisce la biglia di vantaggio agli avversari Ora il suo compagno di avventura Fabricotti... E anche lui non lo colpisce perfettamente. Era un, una posizione, un punto complicato e fastidioso. E infatti non è riuscito... Fabricotti adesso gioca l'ultima di mano, poi Alberto e Mirko Belluzzi ne avranno due per concludere questa mano di gioco. Avranno due biglie a disposizione, ora Fabricotti si va a fermare sotto la bianca, non credo che abbia fatto il punto. Prende l'iniziativa Mirko Bellussi. Bello il tiro di Mirko Bellussi, realizza otto punti. Il tiro di Mirko, il replay, ora si tratta di concretizzare. Vedete la situazione da vicino. Nel frattempo si sono portati a 46, che con questi quattro di colore vanno a fare 50 e va alla bocciata Belluzzi 50 a 51 un parziale di 26 a 2 per la coppia di Ferrara ora ha l'occasione addirittura per passare davanti, addirittura nel senso che con 25 punti di stacco, 26 a 2 è un parziale eh, che non sempre si vede. Belluzzi eh, ne fa 6 e si porta a 56 con 25 punti di distacco, 26 a 2, un parziale eh, che non sempre si vede. Belluzzi eh, ne fa sé. Torniamo in diretta e vediamo che eh, Piras tocca pallino, si mette di fianco, anche in questo caso eh, un po' troppo stretta, ora Alberto Belluzzi ha la possibilità. Tentarsi mettere in mezzo tra la biglia rossa e il pallino. È possibile l'attacco da sotto. Le biglie bianche sopra al pallino, quindi tirarci da sotto non è un'idea sbagliata. Potrebbero anche fare dei punti. È scarso. Disastro. Tocca sta scarso, tocca il bebé 6. e Questo mh, consente alla coppia di Genova di ritornare. In vantaggio e soprattutto di mettersi in condizione di poter anche andare alla chiusura della partita perché adesso ha la possibilità di fagliotti di colore. Ultima biglia per Belluzzi e Belluzzi due poi per gli altri eh, per i due ragazzi di Genova 57 a 56. Piccola pausa, terza ed ultima pausa, torniamo per vedere cosa, come giocano l'ultima biglia. Belluzzi, Alberto e Mirko. brocca, porta giù pallino ora piras e Fabricotti vediamo Fabricotti cerca di portare dentro un'altra biglia per farne 6 andare a 63 fare, e consegnare il pallino in mano al proprio bocciatore con la possibilità di chiudere con Filotto ma il risultato della sua giocata non è stato quello voluto 4 punti di colore si portano a 61 alla bocciata Piras Occorrono 10 punti per chiudere e passare al turno successivo. Pilas ne fa 4, si porta a, 5, a 65. Ora il punteggio è 65 a 56. Alberto Belluzzi si mette a punto. Pires porta il pallino nel quadrante inferiore. Hanno un vantaggio di. Eh... 9 punti, sono a 5 punti dalla meta. Giusto eh, giocare di conserva, cioè giocare sotto dove è più difficile fare realizzi. Alberto Belluzzi si mette sotto a pallino, non vicinissimo. Vediamo ora gli avversari cosa scelgono di fare. Perfetta la biglia di... Bene eseguito questo tiro, la miglia di Pavl, di Fabricotti. Due sponde esterne per Mirko Belluzzi. Pelo lungo punto non lo fa, adesso giocano l'ultima e lascia quindi l'ultima di mano agli avversari. Va di spinta stavolta, via la biglia rossa, adesso con l'ultima sul punteggio di 65-56 a 56 per loro Fabricotti deve cercare di prendere il punto lasciarne 4 agli avversari potrebbe dire metterli a 60 e quindi da metterli in condizioni di poter effettuare il tiro il, eh, che li porta in, a qualificarsi per il turno successivo ora Fabricotti va di spinta e fa quello che serve con un ottimo tiro e ora Piras ha 67 Servono due birilli per qualificarsi al turno successivo. Fa filotto che lo rivediamo successivo. para filho